Bonsoir, mes amis, e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono appena rientrato a casa dallo stadio Brianteo, dove il Monza ha perso per 1-0 contro la Lazio di Marco Baroni, rete di Zaccagni. E vabbè, ormai la vittoria in casa è un lontano ricordo, ma aspetta, aspetta che... Ah, 16 marzo! Sì, 16 marzo. Ormai l'ultima vittoria in casa è al 16 marzo. Quel gol di Maldini su punizione col Cagliari. Ah, sì, Maldini, Maldini, Maldini. Il peggiore in campo, il peggiore in campo, il peggiore in campo. Bagai, non è che dobbiamo star lì a girare attorno, a rigirare, fare di... Il peggiore in campo, Daniel Maldini. Il peggiore in campo, Daniel Maldini. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ormai è una comica, è una comica, è una comica. Cioè, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Parto dal fatto che del signor Colombo di Como non voglio parlare, anche perché i comaschi, sono persone che è meglio lasciarle là dove sono, là su... Là, dalle loro parti, meglio lasciarli nel loro brodo. Arbitraggio vergognoso come al solito. Certo che ormai trovare un arbitro dell'AIA di quello che è veramente difficile. No, è impossibile, impossibile, magari impossibile. Fatto sta che, tralasciando l'arbitraggio scandaloso di Colombo, fatti anche la curva. Gliela detti di tutti i colori, comasco di qua, comasco di là. Evito di ripetere, perché sai, non si sa mai che qua magari chiudono tutto, mi chiudono botteghe, mi chiudono il canale, non sia mai. Però fatto sta che un'altra partita pietosa, un'altra partita vergognosa del Monza. È bello che il gol, tanto per citare il gol, che poi andatevelo a vedere negli highlights su YouTube, su DAZN, non lo so. Bello che Zaccagni fa sempre quell'azione lì. Alla prima ha preso il palo, ormai, cioè, tutti lo sanno come gioca Zaccagni. Alla prima ha preso il palo, alla seconda l'ha buttata dentro. Lo sapete come gioca Zaccagni? Cioè, gli fanno fare quello che vogliono. Ma intanto la Lazio ha fatto quello che voleva. Ha fatto quello che voleva. Ma Maldini ha sbagliato pure. Non lo so, non ne ha azzeccata mezza, non ne ha azzeccata mezza. E poi sempre sto gioco, sempre sto gioco. O palla lunga per Djuric, Turati diretto per Djuric, che la prende di testa, ma poi la prende quello della Lazio. E arrivederci e grazie, Andersen. O se no, Turati, Pablo Marì, Izzo, Carboni. Carboni, Izzo, Pablo Marì. E andiamo avanti così, sto giro palla. Sto giro palla inutile in difesa nella retroguardia. Pedro, sapete già cosa penso di Pedro? Pedro Pereira, mica il Pedro della Lazio, Pedro Pereira. Vabbè, non c'è bisogno di star qui a commentare Pedro. Fatto sta che un'altra partita senza grinta, no, è bello che sì, qualche occasione, se proprio, con le palle tirate, non so, fuori dal Brianteo, però, cioè, non abbiamo avuto quello, cioè, non abbiamo impegnato Provedel, non abbiamo impegnato Provedel, questa è la realtà, non ha fatto una parata, Provedel non ha fatto una parata. Ivan Provedel non ha fatto una parata e Turati ne ha fatta una molto bella, molto bella. Citiamo questa splendida parata di Turati. Fatto sta che la Lazio ci ha graziato perché Isaksen che la butta a lato dopo una bella azione e i continui tiri, scusate, e i continui tiri della Lazio, insomma, dove la palla andava alta, di poco alto, insomma, però, cioè,
Non abbiamo mai impegnato, cioè, Provedel non ha toccato una palla, non ha toccato una boccia. Provedel non ha toccato una palla, non ha toccato una boccia. No, no, no. Cioè, veramente, veramente, se la sensazione era quella che la Lazio facesse 2-0. No, noi solo con il rigore di Fortuna al 90esimo, sai quando ti mischia, fallo di mano, rigore all'ultimo, la butti dentro. Ma se no, potevamo andare avanti fino a domani mattina, che tanto o finivano a 0 o 2-0 per la Lazio. Ma chiaramente il gol non sarebbe mai per me arrivato. Cioè, io non so più cosa dirmi, io non so più cosa dirvi. Imbelvito. Eh sì, mi girano lì, il parco giochi qua, girano le montagne russe, qua gli attributi, girano. Sono anche deluso, perché io dico, cioè, ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. E se non sbaglio, siamo anche l'unica squadra di questa Serie A a non aver vinto in casa, 3 punti frutto di 3 pareggi, di cui uno col Venezia, che non sto a tornare, perché anche lì, vabbè, però non lo so, non lo so. Adesso c'è la pausa delle nazionali. Io onesta, non ce la faccio, non ce la faccio a farmelo piacere, Nesta. Non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, sarò anche condizionato dai risultati, ma non abbiamo un gioco, non giochiamo con grinta, non, se sembra che non hanno voglia, non lo so. Con Nesta, boh, ok che fare un cambio adesso, ma chi prendi? Chi c'è libero come allenatore? Però con Nesta dove vai? Dove vai? Dove vai? E torni a giocare con la Reggiana, col Cittadella, con su Tirol, quello puoi fare. Non lo so, ok, tanto Nesta out, Nesta di qua, Nesta di là, ma tanto sappiamo che rimane in panchina, perché tanto è così. E niente amici, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni della sconfitta casalinga Benevento del Monza contro la Lazio per 1-0, rete di Zaccagni. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre, forza Monza, dai bagai!